Provincia di Pistoia, la rincorsa al Green Pass non ha portato al boom di vaccinazioni come è successo nel resto d'Italia. Da oggi sul territorio sono stati attivati 7 nuovi mini centri vaccinali. Un libro per raccontare Matilde Capecchi, la ragazza di 18 anni di Cantagrillo, uccisa da una rara forma di tumore. A scriverlo è stata la mamma, per lei è stata fondata anche un'associazione Onlus. Bel colpo della Giorgio Tesi Group, che ha espugnato il parquet di Piacenza, sponda Bacheri con determinazione dopo un sofferto finale. In attesa di vincere anche al Palacarrara, biancorossi hanno un record di 2 vittorie su 3 gare. E a proposito di sport, mentre vi stiamo parlando, è in corso la conferenza stampa pre-gara, la solita del giorno precedente, della Pistoiese, perché domani si gioca nel campionato di Serie C. Gli arancioni saranno impegnati a Imola, ovviamente non vi potremo proporre quello che sta accadendo in questi momenti, ve lo faremo vedere e faremo riassunto nelle pagine sportive dei telegiornali della sera. Come avete sentito dai titoli, da oggi sono in funzione anche in provincia di Pistoia i cosiddetti punti SPOC, che sono mini centri vaccinali dove si potranno effettuare fino a 250 somministrazioni al giorno. Si chiamano SPOC e sono veri e propri mini hub per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Dopo la chiusura della cattedrale ex Breda a Pistoia e del Palaterme di Montecatini, mentre ancora in pieno funzionamento quello del circolo MCL di San Biagio, ne sono stati attivati sul territorio 7. I nuovi punti vaccinali sono presso l'ex centrale operativa del 118 a Pistoia, alle case della salute di Quarrate d'Agliana, al presidio ospedaliero di San Marcello in Montagna e presso quelli di Monsummano, Pievagnevole e Pescia in Valdinievole. L'idea a questo punto è quella di affiancare al centro vaccinale di Pistoia San Biagio, che rimane attivo e che ha anche incrementato il numero di vaccinazioni nel corso di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, una serie di punti periferici che possono servire in parte per aumentare in termini assoluti l'offerta di vaccinazioni per la popolazione e parallelamente per offrire anche una capillarità territoriale che possa essere di vantaggio ai cittadini, cercando noi di andare incontro ai luoghi di residenza delle persone. Potenzialmente, spiega l'ASL Toscana Centro, i punti SPOC potranno garantire sino a 250 vaccinazioni giornaliere. In questa fase noi stiamo concentrando la gran parte di questa nuova offerta che abbiamo aperto sul territorio a beneficio delle terze dosi, perché giusto alcuni giorni fa la possibilità della terza dose è stata ampliata anche a tutte le persone che abbiano più di 60 anni e che da almeno 6 mesi abbiano effettuato, completato il proprio ciclo primario di vaccinazione. Dall'entrata in vigore del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro avete notato un aumento di vaccinazioni presso il principale hub del territorio, che a questo punto è il circolo MCL di San Biagio? La gran parte delle vaccinazioni che comunque vengono svolte a San Biagio sono completamente di ciclo primario, cioè sono seconde dosi, e poi abbiamo anche lì cominciato a fare terze dosi, quindi complessivamente questo fenomeno della rincorsa Green Pass noi non l'abbiamo visto, ecco, c'è stato un lieve incremento di domanda, però non così importante da dare luogo a criticità del servizio. E a proposito di vaccini, coronavirus eccetera, vediamo quali sono i numeri del bollettino quotidiano del Covid: 145 i nuovi positivi in Toscana, meno 87 rispetto al bollettino precedente, 4 purtroppo i decessi, ieri erano 6, i ricoveri in isolamento aumentano, più 14, 233, aumentano anche quelli malati in terapia intensiva, più 3, sono 24 in tutto, eseguiti però molti meno test, 15.000 in meno, il tasso dei positivi è salito all'1,2%, più 0,4%. In provincia di Pistoia sono 29 nuovi contagiati, meno 6 rispetto a ieri, c'è segnalato un decesso, vedremo se poi sarà confermato dalle autorità sanitarie locali. Andiamo a Quarrata, dove è stata pubblicata una guida turistica per la Via Medicea. La Via Medicea è un percorso di trekking che si snoda tra Prato e Fucecchio e collega 4 ville medicee, tra le quali Villa La Magia di Quarrata. Per far conoscere questo itinerario naturalistico e culturale, il comune di Quarrata ha organizzato nella limonaia della villa la presentazione della guida La Via Medicea, redatta dal giornalista Andrea Cuminatto,
È una grande soddisfazione per l'amministrazione organizzare questo evento stasera. Facciamo parte della Via Medicea, un cammino che è stato ideato dal Comune di Prato, che transita attraverso province diverse, che intercetta quindi ambiti turistici differenti e che è nato per valorizzare le emergenze naturalistiche, artistiche, storiche del territorio che passa appunto da Prato fino a Fucecchio. La Via Medicea nasce dall'unione di due mie passioni, che sono il cammino appunto e la scrittura. Sono giornalista di professione e appassionato anche della promozione del territorio, quindi quando ho visto nascere questo percorso così vicino a casa ho pensato subito di non solo intraprenderlo, ma poi, scoprendone le bellezze, anche cercare di raccontarlo. Lo vedo come un modo per far sì che più persone possibili vengano a frequentare i nostri territori, scoprendone anche qualche curiosità, qualche particolarità che altrimenti spesso vengono ignorate dalla maggior parte dei turisti, che magari si soffermano in Toscana nelle città principali o comunque nei luoghi di maggiore fama, interesse, e invece anche questo modo diverso, questo turismo a passo lento, a piedi, permette di scoprire tante cose più particolari, più curiose, che altrimenti andrebbero perse. Nei giorni scorsi sulle tavole delle mense scolastiche e dei servizi educativi sono state servite le mele dell'Associazione Tumori Toscana. L'amministrazione comunale di Pistoia infatti ha aderito all'iniziativa Mele della Salute Biologiche per sostenere le cure domiciliari oncologiche gratuite promosse dalla Onlus. Per il servizio di ristorazione scolastica, quindi, il Comune ha deciso di acquistare mele certificate biologiche di qualità Marlene del Trentino. L'Associazione Tumori Toscana cura gratuitamente e a domicilio i malati oncologici dei territori provinciali di Firenze, Prato e Pistoia. L'iniziativa non ha alcun costo aggiuntivo né per il Comune né per gli utenti della mensa. C'è un libro per raccontare la figlia uccisa a 18 anni da una rara forma di tumore. Oggi siamo qua per ricordare il mio tesoro, il mio gioiello o la mia principessa, come l'ho sempre chiamata io, la Matilde. È stato presentato nei locali del Caffè Loft 68 il libro dal titolo Margherita Silenziosa, che l'autrice Silvia Biagini ha dedicato alla figlia Matilde, scomparsa nell'aprile del 2020 a causa di una grave malattia. La malattia l'ha fatta lasciare una fanciulla meravigliosa, ha saputo combattere con una tenacia inimmaginabile ed è per questo che quando ci ha lasciato così sorridendo al telefono con le sue amiche, la prima cosa dopo la grande disperazione è arrivato il suo amore. Non ci ha lasciato soli, non ci siamo mai sentiti soli e ho sentito il desiderio di continuare a dialogare con lei. È per questo che tutti i giorni, tornando dal lavoro, andavo in camera sua, scrivevo, osservavo, ci parlavo, la sentivo ed è cominciata a scrivere, ecco, questo libro. Ma però non è un libro mio, è un libro di tante testimonianze, perché sono arrivata a trovarci amici, amiche di lei, ognuno ci ha messo del suo. L'impegno della famiglia di Matilde è rivolto anche al sostegno concreto della ricerca sui tumori rari. Abbiamo creato questa Onlus senza pensare che tanta gente poi ci ha seguito e quindi lo scopo è continuare la ricerca su tumori rari, che purtroppo è il motivo per il quale lei non è più qui con noi, ma è nel suo bel cielo azzurro. E poi continuare anche aiutare laddove lei c'è passata, intendo l'ospedale Pisa, Alza Jacopo, in fisioterapia, con tutti loro che ci hanno voluto bene, che hanno voluto bene a lei. Abbiamo cominciato diversi progetti e soltanto quando siamo insieme, si collabora insieme, si riescano a raggiungerli. Sono felice che abbia una famiglia, abbia avuto una famiglia, ci sia una famiglia così attenta al messaggio che Margherita ha lasciato. E io gli darò una mano se posso, perché si realizzi qualcosa di importante.
e vi invito voi anche a partecipare. Beh, ci vuole una grande forza senz'altro. Torniamo a Pistoia, nel quartiere delle Fornaci è stata installata la prima casina dei libri. È nel quartiere delle Fornaci che è stata inaugurata la Casina dei Libri, la prima di un progetto della Biblioteca San Giorgio, che fa parte di un più ampio progetto chiamato Biblioteca a Casa di Quartiere, finanziato con il contributo del Ministero della Cultura. L'obiettivo è diffondere la voglia di leggere e alle Fornaci all'iniziativa collaborano lo SPI, il Sindacato Pensionati della CGL e l'Associazione Voglia di Vivere, che hanno sedi davanti al giardinetto dove è stata collocata la casina, decorata dalla pittrice Rossella Baldecchi, come altri artisti decoreranno le prossime casine che in altri contesti saranno collocate. A differenza del prestito di una biblioteca in cui una volta letto il libro il testo deve essere restituito, qui invece non c'è niente da restituire perché i libri sono in regalo. Si tratta di una lettura sociale perché i libri che noi mettiamo, alimentiamo nella casina, in questa e nelle altre tre, derivano da doni di cittadini che hanno appunto regalato i loro libri alla biblioteca o anche agli amici della San Giorgio. Il senso delle casine del libro è esattamente questo: il regalo, i libri che sono collocati nella casina del libro, ma avere anche il presidio di associazioni o comunque di soggetti del terzo settore che hanno la possibilità di monitorare direttamente l'andamento di questo progetto e anche di rappresentare al comune ulteriori esigenze, ad esempio di dotazione di nuovi libri. Quello con la Biblioteca San Giorgio è una collaborazione che dura da alcuni anni perché siamo già appunto prestito per la San Giorgio e avevamo scelto appunto all'epoca di caratterizzare la biblioteca che è qui all'interno rispetto appunto alle tematiche di genere e alle tematiche della famiglia. Ci fa quindi immensamente piacere avere appunto avuto la casetta di Rossella Baldecchi che rappresenta appunto immagini al femminile. Ho pensato a queste bambine che si fondono con la natura, andranno in un prato e di fronte a un ambiente in cui si parla di donne, in cui si parla di speranza per le donne, in cui si parla di diritti per le donne, e questo per me è importante. L'ho dipinto veramente con il cuore e ho immaginato che chi verrà qui a prendere un libro proverà una bella sensazione girando intorno alla casetta e guardando le mie bimbe. Un po' di sport prima di chiudere, abbiamo già detto della Pistoiese, diamo un'occhiata alla Giorgio Tesi Group. Giorgio Tesi Group ancora Corsara e dopo la vittoria a Casale Monferrato espugna anche Piacenza e batte la neopromossa Bakery per 70-75. Non è stata una vittoria facile per i biancorossi, che nonostante essere stati spesso avanti nel punteggio, toccando il massimo vantaggio di 7 punti in più di un'occasione, hanno vanificato buone giocate con una scarsa precisione al tiro e chiudendo con un brutto 4 su 21 da 3 punti, con 3 delle 4 triple realizzate dall'americano Jazz Johnson, anche a Piacenza uno dei migliori, con 20 punti, 6 su 15 dal campo e 5 su 7 ai liberi. La squadra di Brienza corre, difende e trova spesso la conclusione nei primi secondi di gioco, ma l'imprecisione, alcune scelte discutibili degli arbitri ed ancora una volta un inizio di terzo periodo negativo con un parziale subito di 13-4 la costringono ad un ultimo quarto di grande sofferenza e giocato punto a punto. Lo risolve Carl Widol con la sua unica tripla della partita ed una palla recuperata nell'azione successiva dei piacentini. Bene Magro, MVP con 21 punti e 6 rimbalzi, mentre decisamente insufficiente Lorenzo Saccaggi, un punto e 5 falli commessi, l'ultimo dei quali ingenuo e che rischiava di compromettere la partita dei suoi. Meglio Utomi, 9 punti e 3 rimbalzi, che piano piano sta cercando di inserirsi nei meccanismi della squadra, e ancora positivo Angelo Del Chiaro. Poco convincenti della Rosa, troppo falloso, e Jonas Risma che ha terminato la sua partita con 4 punti e 0 su 5 dalla lunga distanza. Adesso due partite casalinghe consecutive, la prima con Trapani e la seconda contro la Sigeco, altra squadra piacentina, per tentare di assestarsi tra le prime del girone verde.
A proposito di pallacanestro, tra poco andrà in onda la cronaca registrata della partita di Serie C Gold Val di Sieve Gemma Montecatini. Ieri vi abbiamo proposto in diretta l'altra Montecatini, gli Aerons. Poi a seguire Amapola, un po' di storia della città attraverso personaggi che sono, perché no, passati da TVL, allora Pistoia Libera. Poi un posto a tavola con Azzurra e quindi torniamo noi alle 19 con la prossima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.